Bentornati a tutti sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco Gelmini e questo è Roots of Strength. Recentemente mi è stato chiesto se potevo fare un video riguardo al hip thrust, quindi oggi, incredibile ma vero, andiamo proprio a parlare di questo movimento. Ho scelto di fare un video riguardante l'hip thrust non solo perché reputo che per molte persone possa essere interessante capire come eseguire questo esercizio al meglio dal punto di vista tecnico, ma anche perché quello che ho da dire può essere un interessante spunto in termini di programmazione non solo per questo movimento in particolare, ma per tutto il nostro allenamento. Quindi partiamo anzitutto dicendo che cos'è l'hip thrust. L'hip thrust viene da molti definito come l'esercizio migliore che possiamo fare per i nostri glutei. E è un movimento che si serve principalmente dell'estensione delle nostre anche, che nella maggior parte dei casi avviene contro un sovraccarico. Infatti, andando a lavorare su un gruppo muscolare così grosso e così potente, abbiamo la possibilità di veramente usare carichi piuttosto alti, quindi è comune utilizzare un bilanciere, ma possiamo anche servirci di altri tipi di sovraccarico, come possono essere manubri, elastici, il peso del nostro corpo, ma quello finisce molto presto di essere allenante, quindi abbiamo bisogno veramente di andarci abbastanza pesante una volta che riusciamo a caricare in questo esercizio. Lo distinguiamo da un altro esercizio che è il glute bridge, che è praticamente un hip thrust in cui siamo distesi per terra con la schiena che tocca per terra. Invece generalmente su un hip thrust ci si posiziona con la zona scapolare, quindi con la nostra schiena su una panca. In questo modo riusciamo, rispetto al glute bridge, ad avere un range di movimento più ampio e quindi un considerevole lavoro in più da parte del nostro gluteo. Consideriamo adesso quando può avere senso includere nel nostro programma di allenamento un movimento come l'hip thrust o esercizi simili. Il primo fattore che mi viene in mente chiaramente è quello estetico per andare a lavorare sul gluteo, quindi mi viene in mente chiaramente nell'ambito del bodybuilding, sia dal punto di vista femminile che dal punto di vista maschile, quanto può essere importante bilanciare il nostro corpo per andare a vincere le gare di bodybuilding portando armonia, avendo un gluteo che si sviluppa in armonia col resto del nostro corpo. Quindi per questo sport in particolare viene molto utilizzato questo tipo di esercizio. D'altro canto inizia a essere utilizzato parecchio anche dal punto di vista delle preparazioni atletiche, quindi per tutti quegli sport in cui è estremamente importante la componente di esplosività e forza che riusciamo a generare attraverso le nostre anche per saltare in alto, per correre più velocemente, per tutti quegli sport in cui abbiamo bisogno di una capacità atletica veramente elevata. In alcuni casi magari si riesce a vedere anche un hip thrust o un movimento simile utilizzato in programmi di allenamento per il powerlifting, o magari noi stessi abbiamo pensato: ok, nello squat o nello stacco sento di avere questa carenza e di essere debole nell'estensione delle anche, di essere debole a livello del gluteo, e quindi magari andiamo a fare degli hip thrust anche piuttosto pesanti, volti a migliorare la nostra forza per sperare di migliorare il nostro squat, il nostro stacco o movimenti del genere. Se devo esprimere la mia opinione a riguardo, fare hip thrust per sperare di migliorare il nostro squat e il nostro stacco non è quasi mai il migliore degli approcci, raramente può esserlo. Possiamo spendere molto meglio il nostro tempo e le nostre energie in palestra se stiamo cercando di migliorare su quegli esercizi piuttosto che fare hip thrust o movimenti di estensione dell'anca in singolo. Perché dico questo? Perché movimenti come l'hip thrust o simili funzionano molto bene da un punto di vista ipertrofico, quindi a ripetizioni medio-alte e carichi non troppo elevati, perché se utilizziamo questo esercizio per migliorare la nostra forza in movimenti di estensione dell'anca, quello che succede nel 90% dei casi è che carichiamo troppo e riusciamo magari a spostare il carico anche per un range di movimento che ci sembra completo, ma alla fine dei conti, quando andiamo a verificare facendoci un video, guardando bene, vediamo che difficilmente riusciamo a chiudere la ripetizione e a estendere completamente le nostre anche. Anche perché non è facile andare in completa estensione delle anche con un bilanciere appoggiato sopra la nostra cresta iliaca e tutta una serie di cose, soprattutto quando i carichi iniziano a diventare piuttosto alti e, come abbiamo detto, lavoriamo sui glutei, quindi muscoli molto forti che riescono a esprimere molta forza, e quindi
È comune andare anche ben oltre i 200 kg per le persone predisposte, anche già molto forti in questo esercizio, quindi diventa veramente scomodo riuscire a estendere completamente e andare a lavorare bene su quella componente lì. Quindi sostanzialmente si crea una sorta di compenso che ci pregiudica la capacità di esprimere veramente il nostro pieno potenziale e andare a lavorare sul pieno range di movimento. Al contrario, se lavoriamo con una tecnica più contenuta permessa da ripetizioni più alte e un carico più contenuto, l'esercizio diventa molto valido in termini di ipertrofia, quindi se abbiamo questo fine qua possiamo assolutamente utilizzarlo. Però torniamo un attimo al caso del powerlifter che magari fallisce uno squat e reputa di aver bisogno di lavorare sui suoi glutei per migliorare l'estensione dell'anca e quindi di conseguenza il suo movimento di gara, lo squat, si mette a fare dell'hip thrust, inizia a caricare piuttosto pesi elevati, si ritrova che non riesce a completare completamente le ripetizioni. Ha comunque un esercizio in cui si spostano veramente tanti chili e questo genera fatica e di conseguenza potenzialmente non migliorerà il suo squat, quindi avrebbe speso il tempo e energie in maniera migliore se si fosse dedicato a fare per esempio uno squat con fermo, uno squat con discesa lenta, altre varianti dello squat, magari cambiando il tipo di bilanciere, cambiando altre cose e quindi avrebbe fatto un lavoro più specifico e sicuramente più utile per il suo movimento di gara. Quindi sostanzialmente quello che voglio dire è che quando riscontriamo una nostra debolezza cerchiamo di non sviare troppo da quello che è l'esercizio su cui vogliamo migliorare. Ha sicuramente senso utilizzare dei complementari per rendere il nostro corpo più forte, più robusto, più muscoloso. Ma in molti casi questi complementari vengono ancora al giorno d'oggi scelti male, quindi prestate molta attenzione a quello che introducete nel vostro programma d'allenamento e assicuratevi di non trasformare tutto quanto in volume spazzatura o cose che vi fanno affaticare e vi stancano semplicemente senza portarvi a un vero miglioramento. Se invece consideriamo che nel nostro programma d'allenamento abbiamo bisogno di inserire l'hip thrust, sarà bene sapere come eseguirlo correttamente e in sicurezza. Il primo step è per il 99% delle persone quello di metterci un cuscinetto per lo squat. Adesso non so se si veda, però al centro del bilanciere mettiamo un cuscinetto che viene utilizzato generalmente per fare squat, ma si rivela molto più utile e molto più sicuro per l'hip thrust, visto che andremo a posizionare il bilanciere sopra la nostra cresta iliaca e quindi sarà parecchio scomodo. Questo è un ottimo stratagemma per renderlo molto più agevole come esercizio. Seconda cosa, ci serve una panca o comunque una superficie stabile sulla quale appoggiarci. Ci appoggiamo la zona delle nostre scapole. Il bilanciere davanti a noi lo portiamo a livello del bacino. Adesso parliamo della stance che vogliamo avere ai nostri piedi, l'angolazione del piede e quant'altro. Diciamo che non vogliamo spostare troppo il focus dal gluteo al bicipite femorale o al quadricipite, quindi per fare questo cerchiamo di tenere durante tutto il movimento il più possibile la nostra tibia verticale, quindi non vogliamo avere i piedi troppo distanti o troppo vicini alla panca perché altrimenti andiamo rispettivamente a lavorare di più sul bicipite femorale perché l'angolo al nostro ginocchio risulta troppo aperto, oppure con un angolo al ginocchio troppo chiuso andiamo a richiamare troppo quadricipite. Quindi, stando in quella via di mezzo, andiamo ad avere quell'effetto maggiore sul gluteo. Quindi, come prima cosa, mi posiziono con le scapole contro la panca e sollevo il carico quando sono pronto. Dopodiché, avrò la possibilità di sistemare i piedi in modo che siano in una posizione comoda con la tibia più verticale possibile. Adesso da qui cerco di partire già da una posizione che mi indica, che mi invita a estendere le anche il più possibile. Le braccia posso tenerle sopra il bilanciere per stabilizzarlo. Quello che cerco di fare è sostanzialmente bloccare tutto quello che è sopra il mio sterno e muovermi esclusivamente dal mio sterno in giù. Questo mi permette di fare più leva possibile sulle mie anche e andare chiaramente a non utilizzare altre articolazioni per compiere il movimento.
Il mio focus sarà quello di fare il movimento in maniera più controllata possibile e estendere il più possibile le anche in cima. Se siamo comunque dei soggetti con una lordosi lombare abbastanza accentuata, cerchiamo di evitare di non andare troppo a caricarci in basso, quindi nella discesa, ma cerchiamo piuttosto ancora una volta una forte contrazione del gluteo in cima. Quindi abbiamo visto l'esecuzione del classico hip thrust. Se andiamo a considerare una variante che personalmente preferisco molto di più di questo esercizio, che si applica anche bene dal punto di vista dell'allenamento per la forza, diventa un esercizio meno tassante, quindi possiamo eseguirlo abbastanza più liberamente, non diventa così pesante da includere nel nostro allenamento. Sto parlando della versione a una gamba, in cui subentra anche una grossa componente di stabilizzazione, quindi va a lavorare anche tutta quella componente degli adduttori e abduttori per tenerci la gamba stabile durante il movimento. Quindi sostanzialmente le regole rimangono le stesse. Ben appoggiati su una panca, cerco un angolo che mi permette di tenere quanto più la tibia verticale, l'altra gamba che non lavora posso tenerla distesa davanti a me e di nuovo con movimenti controllati cerco di salire. E questo per me è già un esercizio abbastanza difficile di per sé, comunque anche in questo caso, se vogliamo, possiamo sovraccaricarlo in vari casi, anche semplicemente portandoci un manubrio sopra il lato che sta lavorando o comunque anche in altri modi. Quindi per incrementare la stabilità delle nostre ginocchia, delle nostre anche, può essere una variante veramente interessante da includere anche alla fine di una sessione di lower body. Bene ragazzi, quindi abbiamo visto l'hip thrust secondo me, abbiamo capito come svolgerlo al meglio e voglio invitarvi ancora una volta a prestare molta attenzione agli esercizi che inserite nei vostri programmi di allenamento, quindi cercate di non rendere il vostro programma un'accozzaglia di tutto quello che vi passa per la testa, ma ragionateci sempre su tutto quello che dovete fare in palestra. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video.